Tre modi per fare una somma condizionata in Excel con criteri OR multipli. Benvenuto su Excel ha sempre ragione, io sono Marco in arte Macrobraglia e se non mi conosci sono un esperto di Excel e di automazione con le macro. Prima di iniziare con questo tutorial ti voglio ricordare, come sempre, tutti i canali social dove mi puoi trovare. Mi puoi trovare su Facebook, sia sulla pagina Facebook, Excel ha sempre ragione, mettici un bel pollicione su, sia nel gruppo Facebook, sempre lo stesso nome, Excel ha sempre ragione, fai subito richiesta di iscrizione per poter ottenere e anche fornire supporto per tutti i problemi di Excel. Se sei allergico a Facebook, mi trovi in un canale Telegram, chiocciolina Excel ha sempre ragione, sempre lo stesso nome. E ovviamente, per ultimo, ma non per ultimo, mi puoi trovare su questo canale YouTube al quale ti chiedo di iscriverti per farmi sapere che ti piace quello che faccio e per darmi la motivazione di continuare a farlo sempre meglio. Andiamo subito al dunque, andiamo a prendere un semplicissimo file Excel che ho preparato per questo tutorial, dove troviamo una tabella semplicissima. L'ho fatta corta proprio perché non ci interessa la complessità, ma mi interessa farti passare il concetto di quello che andremo a vedere in questo tutorial. Quindi è una tabella. Se non sai che cos'è una tabella, come utilizzare i riferimenti strutturati delle tabelle, come usarli al meglio, ti metto il link in descrizione del video dove appunto ti faccio vedere come creare una tabella e come utilizzarla in Excel. Quindi abbiamo questa tabella che ha un nome, si chiama tabella 1, come vediamo qua in alto, tabella 1, nome tabella, che ha una colonna città e una colonna valore ipotetico inventato, potrebbe essere il numero di comuni, il numero di abitanti, che ne so, però abbiamo delle righe ripetute, quindi Roma compare due volte, Milano per esempio compare due volte. E quindi andiamo a vedere qual è il problema da risolvere in questo video. Il problema da risolvere è una domanda che mi viene fatta tantissime volte, sia nei commenti YouTube, sia nel gruppo Facebook, sia in privato, ed è: come faccio, Marco, a sommare dei valori, delle righe che hanno dei valori diversi? Rifaccio: come faccio a fare una somma condizionale con criteri multipli? Ok, perché è facilissimo fare le somme condizionate semplici, le abbiamo viste in un video precedente, quello dove ti ho spiegato come utilizzare le formule somma se e somma più se, e sono le due formule che ho messo in queste celle qua. Somma se, tabella città, quindi vado a cercare nella tabella 1, colonna città, quale città ha quello che trovo nella cella F2, quindi Roma, quindi vado a cercare questa riga e vado a sommare quello che trovo nella tabella 1, colonna valore, quindi 1 e 4, e mi restituisce 5. Stessa cosa faccio per Milano, vado a cercare Milano, Milano, e mi restituisce 9 più 6, 15. Facilissimo, ok? La domanda che mi viene posta tante volte, e quindi il problema da risolvere, è: come faccio in una formula a contare, a sommare tutti i valori per cui un criterio è uguale a una città oppure a un'altra città? Quindi abbiamo un criterio multiplo. Quindi in questo esempio, come faccio a sommare il totale dei valori di Roma e di Milano? Abbiamo ben tre modi per farlo. Andiamo a vedere il primo, che è il più semplice, che è quello di sommare diversi somma se. Ok, questa è la soluzione che propongo, diciamo, agli utenti che sembrano meno esperti, perché è la più facile da capire e la più facile da applicare. Cosa significa? Significa prendere queste due formule e metterle insieme. Quindi mi vado a copiare quella prima, la metto qua. E questa formula ovviamente mi restituisce 5 e semplicemente vado a fare un altro somma se, oppure potrei andarmi a copiare tranquillamente anche la formula sopra, ma questo lo voglio scrivere per farti vedere anche come si scrive, se non hai visto il video dedicato. Quindi somma se, cosa andiamo a scegliere? Tabella 1, vediamo come il mio Excel mi suggerisce il nome della tabella. Tabella 1, anzi ti faccio anche un bello zoom sulla formula, vediamo. Così si vede bene, bene, bene. Quindi somma se, tabella 1, aperta parentesi quadra, mi propone il nome delle colonne di questa tabella. Quindi vado a prendere tabella città, chiusa quadra, criterio. Quale criterio voglio sommare? Milano in questo caso. Quindi vado a cliccare sulla cella F3, che sarebbe l'equivalente di scrivere Milano come stringa. Va bene? Qual è la colonna che invece voglio sommare? Quindi il mio intervallo somma, vedi che lo mettiamo qui, quindi il mio intervallo somma è tabella 1, aperta quadra, valore.
diamo il tab per accettare il suggerimento, chiudiamo la quadra, chiudiamo la tonda e diamo invio. Quindi banalmente abbiamo messo nella stessa cella due somma se. E questo è il primo modo per poter fare questa somma condizionata con criteri multipli, il più semplice e il più facile da capire. Vado semplicemente a ripetere n volte quanti sono i miei criteri multipli. Ovviamente se sono due criteri va bene, se sono tre criteri va bene, se sono di più comincia a diventare parecchio noioso e quindi andiamo a vedere le soluzioni successive che sono quelle più avanzate. Andiamo a vedere la soluzione numero 2 che è una somma di somma se con array di criteri. Non è un gioco di parole, non è un errore, ma è esattamente quello che andremo a fare. E questa comincia a essere una delle soluzioni interessanti. Quindi ci mettiamo qua nella seconda riga che ho lasciato vuota per creare questa seconda soluzione e andiamo a fare un somma se, quindi somma se. Che cosa vogliamo sommare? Di nuovo, tabella 1. Città, quindi questo è l'intervallo del criterio. Vogliamo andare a controllare la colonna città, vediamo come Excel mi evidenzia la tabella della mia, la colonna della mia tabella. E ora nel criterio è dove andiamo a giocare la nostra partita, ok? E dobbiamo andare a mettere un array di criteri, va bene? Faccio un passo indietro perché ti voglio far vedere come Excel interpreta una matrice, un array, ok? Io ho Excel 365 e quindi mi farà vedere attraverso la fantastica funzione delle matrici espanse, gli spilled arrays, come si chiamano in inglese, mi fa vedere direttamente nelle celle l'anteprima di una formula che restituisce non un risultato univoco, ma un risultato che è una matrice. Se io in questa formula qua, in questa cella qua, vado a scrivere tabella 1, città, il mio Excel mi espande automaticamente quello che è la colonna città della mia tabella 1, va bene? Se io vado a scrivere uguale, per esempio, invece che a città, queste due, F2 e F3, lui mi espande solo questi due, perché io gli ho detto che è uguale ad un intervallo di due righe. Andiamo dentro questa formula qua, abbiamo sempre lo zoom, andiamo a selezionare queste due cose qui, facciamo F9 che significa vai a valutarmi la formula solo per questa porzione evidenziata. Guardate quello che scrive Excel, scrive una parentesi graffa, una coppia di parentesi graffe divise da un punto. Questo è il modo che dietro le quinte Excel ha di rappresentare un intervallo di celle. In particolare, il punto è quello che divide due righe di un intervallo di celle e un backslash, la barra che va verso sinistra, è il segno che va a dividere due colonne diverse di un intervallo. E quindi, se io invece che andare a scegliere questo, vado a scegliere per esempio questo intervallo B1 C2, do invio, vediamo che Excel nella mia Excel 365, nella mia anteprima, mi fa vedere esattamente quello che ho selezionato. Se noi andiamo a fare qui F9, vediamo che abbiamo città backslash valore punto Venezia backslash 7, quindi città e valore è la prima riga del nostro intervallo, punto, andiamo alla seconda riga, Venezia e 7 sono le due colonne della seconda riga. Tutto questo per dire che cosa? Che se noi andiamo a fare un somma se, torniamo a fare tabella 1, aperta quadra, città, chiusa quadra, punto e virgola, e nel criterio andiamo a scrivere aperta parentesi graffa Roma, chiuse virgolette, punto, aperte virgolette, Milano, chiuse virgolette, chiusa graffa, quindi shift alt parentesi quadra per chiudere la graffa, chiusa il parametro, il secondo parametro della funzione, andiamo a mettere tabella 1. Valore come intervallo da sommare. Tabella 1, valore. Ti piace più? Valore. Chiusa quadra, chiusa tonda. Cosa mi restituisce Excel? Mi restituisce un array, un intervallo. Si vede perché ha questi bordini in sovrimpressione. Se voi ci fate caso, io adesso ve li cerchio con il
il mio bel matitone verde, però se io ci vado dentro vedete che fa questa ombreggiatura strana, perché questo è uno spilled array. Lo potete vedere anche dal fatto che quando io clicco nella prima cella di questo spilled array la formula è nera ed è modificabile. Se io vado a cliccare, quindi state a guardare la formula attentamente, se io vado a cliccare sulla cella 1 la mia formula è nera, se io vado a cliccare sulla cella 2 la formula è grigia e non la posso modificare, ok? Se io ci clicco dentro mi cancella tutto, va bene? Quindi questo è il nostro spilled array e una formula con dei criteri multipli mi restituisce uno spilled array in verticale perché abbiamo messo il punto a dividere il nostro array di criteri. Se io qui ci vado a mettere il backslash, che è quello che divide le colonne di una tabella, lo spilled array vedete che diventa in orizzontale. Non ci interessa niente verticale o orizzontale, perché noi adesso andiamo a racchiudere questo somma se con una formula somma, quindi andiamo a sommare il risultato del somma se e il risultato finale è lo stesso 20 che noi cercavamo. Quindi una somma di somma se. Ovviamente io ti ho fatto vedere tutti i passaggi per andare a scrivere questo array di criteri scritto in maniera letterale, proprio con la parentesi graffa, ma se invece che questo array noi andiamo a selezionare queste due celle, quindi F2 e F3, il risultato è identico. Perché? Il perché te l'ho fatto vedere prima, perché se io vado a scegliere a selezionare questo F2 F3 con la mia col mio mouse e faccio F9 sulla tastiera, vedete che viene valutato esattamente come quello che noi avevamo scritto a mano. Faccio ESC per non confermare i cambiamenti e andiamo avanti, perché ora manca il terzo metodo, la soluzione numero 3, che è solo per Office 365 e credo anche per Office 2021, l'anteprima. Non ci ho ancora avuto modo di metterci sopra le mani. Credo che sia compatibile anche con quella. E utilizza la somma con filtro. La formula filtro sta scalando la classifica delle mie formule preferite ed è ormai al primo posto saldamente. Prometto che ci farò un video dedicato perché è una formula potentissima. In questo video qui te ne faccio vedere solo un'anteprima di quello che fa. La formula filtro ti permette di filtrare un intervallo di celle, in questo caso una tabella, la possiamo addirittura chiamare per nome, tabella 1, e ci permette di dire al nostro Excel che cosa includere nel nostro filtro. Quindi che cosa voglio includere? Per esempio, voglio includere, ti faccio un esempio, quello che in tabella 1 città chiusa quadra è uguale a Roma, anzi è uguale a F2. Chiudiamo la parentesi tonda. Il terzo parametro è opzionale ed è il che cosa succede se è vuoto. Chiudiamo la tonda e vediamo che cosa succede qua nel nostro Excel. Mi va a filtrare la mia tabella di origine solo quando nella colonna città c'è un valore uguale a quello che trova nella cella F2, quindi uguale a Roma, e quindi mi restituisce tutte le righe della tabella dove c'è la città Roma, quindi Roma 1, Roma 4, che sono esattamente queste due righe. Andiamo avanti, facciamo un passaggio ulteriore perché io non voglio la città, ma voglio solo il valore. Quindi che cosa vado a filtrare? Vado a filtrare solo la colonna valore della mia tabella e mi restituisce solo la porzione 1,4. Ormai avrei già capito dove voglio andare a parare, perché qui dentro al mio criterio posso aggiungere un altro utilizzando le formule logiche AND e OR. Anche qui, se non sai di che cosa sto parlando, ti metto il link in descrizione, c'è un video sul mio canale dove ti spiego le formule logiche AND e OR, che in Excel in italiano sono le formule E anche la scorciatoia con gli operatori matematici per e più, che è quella che io utilizzo solitamente. Quindi vado a racchiudere questo primo criterio tra un set di parentesi tonde, ci vado a mettere il più matematico che equivale all'OR logico e vado a dirgli tabella 1 città chiusa quadra uguale a
F3 in questo caso, che è il mio Milano. Chiudo la parentesi tonda di questo secondo componente della mia funzione logica, chiudo la parentesi tonda della mia funzione filtro. E qui abbiamo il filtro di tutti i valori della mia tabella città, per cui la colonna città è uguale a F2 oppure F3. Quindi abbiamo 1, 4, 9 e 6. 1, 4, 9 e 6. Ormai avrai capito, in base anche a quello che abbiamo visto con la soluzione 2, che ora manca solo un passaggio, che è quello di sommare questi risultati. E abbiamo sempre lo stesso risultato. Va bene, per questo video abbiamo terminato qua. Ricapitoliamo i tre modi per fare una somma condizionata con criteri multipli. Abbiamo il somma se ripetuto n volte, tanti quanti sono i criteri, facile da applicare, facile da capire, noioso se i criteri sono tanti, ed è il primo. Abbiamo il somma di somma se con l'array di criteri, che è il secondo, che è utilizzabile in tutte le versioni di Office, e abbiamo invece il somma con la funzione filtro, che è utilizzabile solo per Excel 365 e forse per Excel 2021, che è ovviamente la mia modalità preferita. Fammi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensi. Ti ricordo anche in chiusura di iscriverti al gruppo Facebook, mettere un pollicione in su alla pagina Facebook, iscriverti al canale Telegram e iscriviti a questo canale YouTube. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti sotto. Ci vediamo nel prossimo video e ricordati che anche oggi Excel ha avuto sempre ragione.